Buongiorno. L'obiettivo di oggi sarà quello di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 3. Direi di passare, come di consueto, subito ad Eclipse e vedere qual è la situazione di partenza. Allora, due packages. Un primo package dedicato, o meglio, che contiene il consolore. Un secondo package dedicato al modello. Partiamo però dal main e diamo un run per vedere qual è la situazione. Allora, otteniamo un'interfaccia grafica già implementata. E dopo vedremo un pochettino come è possibile ottenerla con SimBuilder, sempre giocando col Border Pane. Però cos'è che vorremmo ottenere da questa interfaccia? Vorremmo ottenere una sorta di correzione a ciò che scriviamo. Possiamo vedere che è possibile selezionare la lingua. Una volta selezionata la lingua, potremo scrivere del testo. Cliccando su Spell Check otterremo una correzione del testo, ovvero in wrong words vedremo le parole sbagliate e in number of errors avremo il numero di errori, appunto. E cliccando su Clear Text possiamo pulire l'interfaccia. C'è un'ulteriore, scusate, voce, Spell Check Status, che ci va a indicare in quanto tempo l'operazione è stata completata, e poi dopo vedremo un pochettino meglio di che si tratta. Direi che siamo pronti a partire, sappiamo cosa vogliamo ottenere. Partiamo dall'interfaccia che appunto io vi ho già presentato implementata, però è bene dare uno sguardo su quali sono gli elementi principali. Come dicevo, ci basiamo sul border pane, quindi in alto trovate il solito label indicante appunto il laboratorio. Nella parte centrale è dove si sviluppa, diciamo, l'applicazione, quindi dove è contenuta più roba, più elementi. Quindi il primo elemento è un HBox. HBox contenente il label, choose the language, e il combo box, scusate. Secondo elemento, uno text area, poi un bottone, un label, una text area, e come ultimo elemento del vertical box c'è un HBox, che similmente al primo HBox che abbiamo visto, contiene un label, in questo caso numero di errori, e un clear text, un bottone. Possiamo chiudere il vertical box. In basso nel border pane c'è un label che è l'etichetta che ci dice spell check status, e possiamo utilizzare appunto per avere qualche info in più sulla correzione, sulla traduzione. Come sempre, se andiamo sui vari elementi, possiamo vedere che avremo, come in questo combo box, una unID e un metodo adesso associato. DoActivation forse è un metodo un pochettino più particolare, dopo vedremo come è stato implementato. Per ora limitiamoci a sapere che c'è questo metodo associato a tale bottone, a tale, scusate, combo box. Un altro bottone, spell check, abbiamo un ID e un metodo, do spell check, clear text, il suo ID, il suo metodo associato, e poi ovviamente tutti gli altri ID. Ad esempio, txt da correggere per poter accedere a tutti i campi che ci servono della nostra applicazione. Molto bene, direi di partire e partirei in questo caso dal modello. Dal modello con la classe RichWorld, una classe già implementata che in qualche modo vuole andare a descrivere la singola parola del nostro testo. RichWord è composto da una stringa, appunto la parola, e poi un booleano che ci dice se la parola scritta è corretta oppure no. Oltre a ciò, possiamo vedere, abbiamo una serie di elementi, tra cui una serie di metodi, scusate, vabbè, il costruttore, e poi tutti i getter e setter. Abbiamo un metodo toString per ottenere appunto una descrizione in stringa, in formato stringa personalizzato della nostra parola, e abbiamo anche un metodo isCorrect che appunto ci va a ritornare, è una sorta di getter che ci va a tornare il nostro correct, che ci indica se la parola è corretta oppure no. E questa è la classe su cui si baserà tutta la nostra applicazione. Passiamo ora all'altra classe del modello, la classe un pochettino più grande, e che ci va a indicare ci va a modellizzare il nostro dizionario.
Allora, la classe Dictionary ve la presento quasi del tutto non implementata, salvo appunto il primo metodo che andremo a discutere brevemente. Abbiamo una lista di stringhe, appunto che è il nostro dizionario, e un linguaggio, quindi vorremmo capire se noi stiamo lavorando in italiano o in inglese in questo caso. Primo metodo, loadDictionary, che prende come input un linguaggio, una lingua. Ciò che ci chiediamo all'inizio è se dizionario è diverso da null, e se quindi non abbiamo ancora un dizionario, e se la lingua è già quella che vogliamo, quindi magari qua c'è scritto passiamo italiano e no, noi all'interno della nostra classe abbiamo già italiano, vuol dire che siamo già a posto, quindi non c'è nessun bisogno di caricare il dizionario perché il dizionario è già presente. Altrimenti, cosa facciamo? Dizionario, ci creiamo un array list di stringhe che conterrà tutte le stringhe che sono necessarie e che compongono il nostro dizionario. Settiamo la lingua e poi questo era il pezzo di codice che trovavate già implementato anche nella traccia di laboratorio. Possiamo andare a creare un file reader, andiamo a leggerci il file che abbiamo nelle risorse English, Italian, possiamo aprirne uno, ci sono tutte le parole che ci servono e andiamo riga per riga a aggiungere parole nel dizionario. Usiamo collection e ordiniamo il nostro dizionario, chiudiamo BR, era il buffer reader di cui ci siamo serviti, possiamo fare una stampa, torniamo e siamo a posto. E questo è il metodo che ci serve per caricare il nostro dizionario. Adesso invece implementeremo insieme spell check text. In questa prima versione di spell check text ci baseremo sul metodo contains che possiamo utilizzare su dizionario. Allora io direi di partire e possiamo partire da una lista di rich world. Abbiamo parole, possiamo usare un array list di rich world. Molto bene. A questo punto, in alternativa, e qua potremmo ragionarci, potremmo implementare la stessa cosa, io lo metto in commento, parole come linked list, non cambia niente almeno dal punto di vista del programmatore, perché in termini di linee di codice intendo, cambia tutto invece, o almeno potrebbe cambiare tutto dal punto di vista delle performance. Allora, for string str input text list. Partiamo così. Scodiamo, qua ovviamente non c'è uno spazio, scodiamo in input text list, ci creiamo un oggetto di tipo rich world ogni volta, rich world uguale new rich world costruttore, passiamo str. Ok, e adesso se nel dizionario è contenuto la parola str punto, passiamo a lowercase così possiamo fare un confronto a prescindere dal fatto che la parola sia stata inserita in maiuscolo o minuscolo, rich world punto set correct, cosa metteremo? True, perché se è contenuta nel dizionario vuol dire che la parola che abbiamo scritto, ovvero che ci arriva in input, questa, la lista di parole e in particolar modo la parola più che altro, valutiamo parola per parola, quindi se la parola è corretta, e quindi vuol dire che è contenuta nel dizionario, la settiamo a true. Altrimenti, ovviamente, scriviamo la stessa identica cosa, però in questo caso andremo a settare a false. Parole, punto, add, rich, world. Ok,
A questo punto possiamo ritornare parole. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo testato la validità di ogni singola parola contenuta in input text list. Scorriamo banalmente su tutte le parole che ci vengono date, ci appelliamo a contains, quindi in questo caso lasciamo il lavoro di cercare nel dizionario a questo metodo, che non abbiamo implementato noi, ma è già implementato, e andiamo a settare per ogni parola se appunto la parola esiste o non esiste, e ritorniamo parole, che è un array list con tutte le parole che ora hanno settate, vero o falso, in base alla loro correttezza o meno. Molto semplice, ci siamo basati su contains. Cosa potremmo fare altrimenti? Potremmo non basarci su contains e andare a implementare un altro metodo che chiamiamo spellCheckTextLinear, analogo al precedente, solo che non basandoci su contains potremmo pensare di andare noi a scandire tutto l'array list e capire se la parola è presente nel dizionario o no. Partiamo qua, la scelta è sempre la vostra. Ogni volta bisogna un po' capire poi se è meglio implementare come una array list o linked list. Lo si può fare più che a priori, andando poi a valutare le performance. A questo punto dobbiamo sempre andare a ciclare, e andiamo a ciclare in input text, scusate, list, come prima, rich word uguale new rich word di str. Molto bene, a questo punto dobbiamo implementare questo contains a mano, e la versione, diciamo, più facile per implementarlo è quella di scorrere tutta l'array list e andare a capire se la parola che cerchiamo c'è nel dizionario oppure no. Quindi partiamo da un found, un flag found setato a false, poi string parola in dizionario, andiamo a ciclare e ci chiediamo se word dot equals ignore case, e questo è analogo a quanto abbiamo fatto qua chiamando contains str to lowercase, quindi non andiamo a valutare maiuscole e minuscole, ignore case, passiamo a str. Se ciò è vero, ovvero troviamo scorrendo in dizionario linearmente, quindi partendo dall'inizio verso la fine, se troviamo la parola, allora possiamo mettere found a true e smettere. Questa è, potremmo anche non smettere, perché tanto sicuramente non lo troveremo due volte word nel dizionario, però già pensate che stiamo scandendo il dizionario dall'inizio alla fine. Almeno quando troviamo la parola ci fermiamo, per evitare di appunto ciclare, magari la parola è la prima e non andiamo a ciclare su tutto l'array list. Quindi traiamo alcune conclusioni. Se found è true, quindi se found, punto, settiamo la correttezza a true. Else, rich world, punto, settiamo la correttezza a false. A conti fatti, possiamo andare a parole.add rich world, aggiungiamo questa parola e alla fine qua chiudiamo il for, quindi abbiamo terminato. Se abbiamo terminato di ciclare parole, quindi cosa succede qua? Quello che succede è nulla di più, nulla di meno di quanto succedesse nel metodo precedente, solo che invece di sfruttare contains, che non sappiamo bene come va a cercare le parole, implementiamo noi un ciclo for su tutte le parole nel dizionario e scandiamo linearmente il dizionario e vediamo cosa succede. Non ci accontentiamo, questo non è l'unico metodo per andare a scandire, è un metodo questo abbastanza stupido, perché partiamo dall'inizio, andiamo alla fine, quindi ci va bene finché le parole sono appunto
All'inizio, quindi, se cerchiamo A, B, Abaco, benissimo. Se andiamo a cercare Zanzara, molto male perché dobbiamo scandircelo tutto. Quindi cerchiamo di fare qualcosa di meglio e andiamo a ragionare sulla ricerca dicotomica. Allora, partiamo sempre dalle solite due possibilità che ci manteniamo là. Qua poi dovremo andare, se vogliamo, a fare dei ragionamenti per quanto riguarda la performance in base a quale, scusate, lista andiamo a utilizzare. Tolto ciò, però, andiamo a implementare la ricerca dicotomica. Partiamo con string str, questo tanto dobbiamo farlo a prescindere, text list, perché dobbiamo valutare tutte le parole che ci vengono date. Quindi fino qua nessun problema. Qua direi che è analogo a quanto fatto in precedenza. E ok, a questo punto ci chiediamo se ipotizziamo di avere un metodo binary search e però non chiediamoci cosa faccia, però se la ricerca binaria ci dà un risultato positivo, quindi la ricerca binaria di che cosa? Di str to lowercase, per evitare il problema, come sempre, delle maiuscole. Se ci dà un risultato positivo, allora which word set correct, andiamo a settarlo a true. A true, scusate. Se così non è, questo non è else, ce l'ho fatta, altrimenti rich word andiamo a settare false. A questo punto parole punto add. E ritorniamo parole. Quello che vorremmo fare è qualcosa di questo tipo, ovvero, come sempre, vogliamo evitare contains, vogliamo evitare la ricerca lineare, vogliamo fare qualcosa di meglio. Allora, cosa facciamo? La ricerca lineare, in termini di complessità, grosso modo numero di operazioni che facciamo, quant'è? O grande di n, cioè facciamo n operazioni nel caso peggiore, se n è la dimensione appunto del dizionario. Allora, in questo caso invece ci chiediamo se la ricerca binaria ci dà un risultato positivo, settiamo a true, altrimenti settiamo a false. Come sempre, il problema adesso sta nel capire cosa fa la ricerca binaria e come mai può essere considerata migliore della ricerca lineare. Se noi pensiamo a questo esempio classico che si fa, aprire un dizionario, diciamo che è molto difficile che noi ci mettiamo a sfogliare dalla prima pagina fino all'ultima per cercare Zanzara. Sappiamo che Zanzara sicuramente non sta nella prima metà del dizionario e quindi ci dirigiamo già di colpo sulla seconda metà. Questo appunto si può riflettere nella programmazione e possiamo implementare quello che viene appunto detto ricerca dicotomica. Vi voglio presentare un'immagine che viene proposta su Wikipedia, molto semplice, però secondo me rende l'idea. Immaginiamo di avere un vettore che va da 1 a 71, ovvero, vi spiego meglio, un vettore di 17 elementi con numeri da 1, in questo caso mi pare 71, ma poco fa. Allora, se noi vogliamo capire dov'è il numero 7, beh, senza dubbio, per dire tutto, e per essere chiari, dobbiamo dire che il vettore deve essere ordinato. Se il vettore non è ordinato, nulla si può fare, perché se qua c'è 71, ma qua in mezzo ci fosse 87, sarebbe un problema e nulla funzionerebbe. Ma il dizionario è ordinato, poi noi abbiamo fatto collection.sort, quindi non c'è nessun tipo di problema. Abbiamo un dizionario ordinato e quindi tutto funziona. Ovviamente questo, immaginate di avere un dizionario non ordinato. Cercare una parola sarebbe davvero difficile e a quel punto non ha più senso partire da metà perché non sappiamo dove le parole si trovano. Ma in questo caso è tutto ordinato, quindi numeri da 1 a 71 e vettore ordinato. Allora, cerchiamo 7. Beh, allora cosa facciamo? Lo cerchiamo da qua a
qua. Ma cosa possiamo dire? Partiamo da metà, ci posizioniamo in mezzo e ci chiediamo 7 è maggiore o minore di 14? È minore. Ok, allora il punto di inizio di ricerca sarà sempre questo, il punto di fine sarà questo, perché da 14 a 71 non ci sarà nulla che mi interessa. Allora mi sposto. 7, ho detto che minore di 14, adesso cerco da 1 a 13. Mi metto in mezzo, qua la casella 0, la casella 7, vado in mezzo, vado sulla casella 3. Cosa succede? Nella casella 3 c'è 6, ma 7 è maggiore di 6? Sì. Allora cosa faccio? Sposto l'inizio, prima era qua, andrò a cercare adesso da 7, andrò a cercare fino a 10. Allora, a questo punto mi rimetto in mezzo, sto su 8. 7 è maggiore di 8? No, è minore, quindi devo andare a cercare a sinistra. Allora il punto di inizio era già qua, il punto di fine sarà a sinistra di 8, e allora lo metto qua. Il punto di inizio e di fine della ricerca combaciano, e quindi 7, eccolo qua. 7 c'è, perché è questo elemento, e quindi l'ho trovato. Ovviamente così vado a dividere ogni volta per 2 il problema, e quindi sto decisamente meno che cercare tutte le pagine. Bene, possiamo implementare ciò che abbiamo visto qua visivamente su Eclipse. Allora, partiamo con un inizio. Int inizio uguale a 0. E int fine, dove posizioniamo la fine della ricerca, a dizionario.size. Perché all'inizio non sappiamo nulla, quindi dobbiamo andare a cercare in tutto il dizionario. While, finché inizio è diverso da fine, ok, così meglio, andremo a cercare il punto medio, quindi inizio più fine meno inizio diviso 2. E poi se questa parola compare to ignore case a dizionario.get di medio, se ciò è uguale a 0, benissimo, torniamo, perché casualmente la parola che cerchiamo è proprio la parola in mezzo. Benissimo, else if, se questa parola compare to ignore case dizionario.get medio è maggiore di 0, allora l'inizio si sposta e verrà messo in medio più 1, quindi spostiamo tutto sulla destra, andiamo sulla destra. Se così non fosse, l'unica possibilità che abbiamo è di spostarci sull'insieme di sinistra, e quindi fine lo mettiamo in medio. Return false. E con questo algoritmo abbiamo già completato, perché tutte le volte, finché inizio è diverso da fine, andiamo a chiederci, mettiamoci nella posizione in mezzo, ciò che cerchiamo è nella posizione in mezzo, se sì, ritorniamo true, se no ci spostiamo o nel settore a destra o nel settore a sinistra. Se uscendo da questo ciclo non siamo mai arrivati qua, vorrà dire che nessuna delle parole nel dizionario corrisponde alla parola in questione, e quindi dovrò ritornare false. Questo metodo dovrà risultare molto più efficiente della ricerca lineare che abbiamo implementato qua sopra. Interessante sarà vedere che rapporto c'è con contains invece che abbiamo utilizzato nel primo metodo. Per fare ciò e per testare anche questi metodi che abbiamo implementato prima di scrivere troppo codice, andiamo su una classe test performance che è stata studiata per fare dei confronti e per capire meglio che cosa succede. Allora, allarghiamo un pochettino. Partiamo con questa classe. Questa classe ve la presento già implementata, perché è solo una classe per capire se tutto funziona e in che modo funziona. Però cerco di spiegarvi un po' qual è il punto su cui si focalizza appunto questa classe. Abbiamo un dizionario, ci creiamo il nostro dizionario
e carichiamo l'italiano. Questo sarà il testo che andiamo a testare. Allora, rimpiazziamo, questa è una cosa che ci conviene fare, andiamo a rimpiazzare tutti gli a capo, più che ci conviene, siamo obbligati a fare, con degli spazi, e andiamo a rimpiazzare tutti questi segni che potrebbero esserci con, appunto, nulla. E stampiamo il testo. Array list, in questo caso ci serve una array list di stringhe per il testo l'input text list, e allora string.tokenizer ci aiuta, ci dà una mano, input text, andiamo a separare tutto in base agli spazi, finché abbiamo dei tokens, finché abbiamo degli elementi, li aggiungiamo in input text list. Quindi a questo punto, arrivati qua così, in input text list, abbiamo questo testo raffigurato però come insieme di stringhe, o meglio come insieme, non insieme inteso come set, ma insieme come collezione, appunto, in questo caso una array list di stringhe. Ci definiamo tre array list, T1, T2 e T3. E per capire un po' meglio e avere dei dati più attendibili, facciamo 10 test, o comunque number of tests diverso, appunto, da 0, cerchiamo di farne un po'. E in ogni test cosa facciamo? Start, end, prendiamo il tempo di quanto ci sta il metodo spellcheck test su appunto questo input test, aggiungiamo a T1, facciamo la stessa cosa, prendiamo il tempo di inizio, testiamo text linear, tempo di fine, e andiamo ad aggiungere su a T2 quanto ci abbiamo messo in questo specifico test. Stessa cosa, andiamo a testare spellcheck text dichotomic. A questo punto cosa andiamo a fare? Andiamo ad aggiungere, ovviamente, anche a T3 il tempo. Andiamo a stampare T1, T2 e T3. E poi andiamo a stampare che cosa? Andiamo a tastare i risultati dei nostri test. Quindi, contains, quanto tempo ci sta? Calcoliamo la media dei tempi in T1. Stessa cosa per linear search, stessa cosa per dichotomic search. Quello che di certo è calculate average, è un metodo, ovviamente, che cosa fa? Prende una lista di double, parte con somma uguale a 0, va a sommare tutti i tempi e poi divide per max.size, sostanzialmente, appunto, fa la media, nulla di più. Quello che ci aspettiamo da questo test è che almeno linear search sia più lento di dichotomic search, sennò tutto quello che abbiamo detto fino adesso non ha senso. Contains, sarà curioso capire quanto tempo ci sta. Spero sempre meglio almeno di linear search. Questo test ci servirà anche per capire se abbiamo commesso degli errori nel scrivere il nostro modello. Quindi un test dopo aver implementato un modello è sempre da fare, a prescindere dal fatto che si facciano dei test sulle performance, come in questo caso. Andiamo, sembra che tutto funzioni. Cerchiamo di capire un po' meglio. Dizionario Italian Loaded Found 893.000 e un po' parole. Il primo è il testo che abbiamo cercato di andare a correggere. Allora, i dati importanti vengono qua. Abbiamo una media su 10 tentativi. Contains a tentativo circa 8 millisecondi e mezzo. La ricerca lineare circa 13 millisecondi. È ovvio che questo dato dipende anche dal tipo di testo che abbiamo dato, perché se noi avessimo scritto un testo tutto con le A, sicuramente avremmo avuto dei risultati sfalsati. Immaginando che la distribuzione delle lettere in questo testo sia appunto più o meno uniforme su tutte le lettere, possiamo analizzare i dati. Quindi contains 8 millisecondi, linear search peggio di contains, ovvero abbiamo fatto più sforzo, ma usando contains andava meglio. Dichotomic search, se andiamo a fare una ricerca dicotomica, 0.02699 millisecondi. Quindi direi che con la ricerca dicotomica il vantaggio di tempo è sicuramente evidente.
qua ci sono due ordini di grandezza di diversità, mentre qua e qua, sì, per carità, ci sono un po' di millisecondi, ma nulla di così evidente. Quindi questo ci dà la garanzia, oltre che il fatto che abbiamo scritto bene i nostri metodi, che la ricerca dicotomica ha fatto bene il suo lavoro. A questo punto però il laboratorio non è terminato, perché dobbiamo andare a implementare il nostro controller. Passiamo di qua. Allora, alcuni metodi ve li presento già implementati, perché non c'è nulla di concettualmente difficile. Altri invece, o meglio, un altro, il principale, andremo a svilupparlo insieme. In set model andiamo a settare alcuni parametri, ad esempio disable true per il testo da correggere, settiamo il testo selezionare una lingua, test corretto lo disabilitiamo, get items qua andiamo a settare English e Italian come possibili scelte per il combo box, disabilitiamo il clear button e il check button. Poi, prima avevo parlato dell'activation, do activation. Questo metodo permette di attivare un pochettino tutto quando l'utente va a cliccare, va a fare una scelta. Quindi, se in box lingua abbiamo un valore diverso da null, andiamo a risettare tutto. Quindi andiamo a pulire da correggere corretto, ok? Ma importante, andiamo a set disable false, quindi a settare di nuovo, a abilitare di nuovo l'utente a fare... appunto a cliccare sui bottoni e a fare scelte. In caso contrario rimaniamo su ciò che avevamo già settato all'inizio, quindi disabilitiamo tutto e chiediamo di selezionare una lingua. Il metodo doClearText non fa nulla di particolarmente significativo se non pulire l'interfaccia e settare alcuni testi, ad esempio number of errors e spell check status. Perché nulla di più, perché non abbiamo nulla da aggiungere quando andiamo a fare il clear, perché appunto non sappiamo né il numero di errori né il check status, proprio perché vogliamo pulire tutto. Do spell check, questo invece è il metodo che vorrei implementare almeno parzialmente insieme a voi. Vi evito le parti più noiose, ad esempio txt corretto.clear, ci definiamo un input text list, un insieme di stringa appunto. Poi ci chiediamo box lingua, se è null, allora chiediamo di selezionare una lingua. Carichiamo il dizionario, se il dizionario, load dictionary di box lingua get value non va a buon fine, errore nel caricamento del dizionario. Ritorniamo, perché nulla possiamo fare. String input text, txt da correggere, ci prendiamo il testo che dobbiamo correggere. Se questo testo è vuoto, allora chiediamo di inserire un testo da correggere, ovviamente. Andiamo a fare quello che abbiamo già fatto nella classe di test, ovvero input text, andiamo ad impiazzare gli a capo con degli spazi e tutti questi caratteri con il carattere vuoto, ovvero con nulla, per poter lavorare meglio. Qua quello che avevo già implementato nella classe di test, io già ho stato implementato, possiamo farlo qua in string tokenizer st uguale new string, così capiamo bene come è stato implementato string tokenizer. Cosa vogliamo fare? Input text, dividilo per lo spazio, e finché abbiamo più token, as more tokens, allora quello che vogliamo fare input text list.add st.next token. Abbiamo già avuto una preview di questo nel metodo, nella classe scusate, di per testare le performance. Quello che vogliamo fare appunto è andare a inserire in input text list tutto ciò che ci serve, ovvero ogni singola stringa che deriva dal testo che dobbiamo correggere. Definiamoci un long start system.nanotime, partiamo, e poi list, qua ci definiamo solo una lista fetch word output
text. Lista? E poi ci chiediamo se dichotomic search, ovvero scrivendo ciò voglio chiedermi se voglio andare a utilizzare la ricerca dicotomica, e se andiamo qua in alto ci sono alcuni boolean già settati, ovvero se dichotomic search è true, ovviamente questa andrà a false, e viceversa, ovviamente per essere un pochettino più chiari in quello che facciamo, scegliamo una delle due possibili ricerche, e in base a quello che abbiamo selezionato, andiamo qua, si chiama output text, output maiuscola text, ce la posso fare, text list uguale a dizionario punto spell. In questo caso però dobbiamo usare la ricerca dicotomica, e quindi input text list. Molto bene, altrimenti se abbiamo selezionato linear search, sarà questa quella che ci interessa, quindi cosa andremo a fare? Andremo su dizionario e gli chiederemo di andare a cercare però linearmente. Se neanche ciò ci va bene, allora cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un altro tipo di ricerca, ovvero la ricerca normale. Qua c'è un errore, adesso vado a correggerlo. La ricerca normale è quella che abbiamo chiamato spell check text, ovvero la prima che abbiamo implementato. In our search, evidentemente non ho chiamato così, non c'era la L maiuscola. Adesso vado subito a correggere. Ok, se invece ci chiediamo se vogliamo fare una ricerca dicotomica, se o altrimenti se la vogliamo fare lineare, o se una ricerca con contains. A questo punto dobbiamo fermare lo scorrere del tempo, quindi system.nano.time, e questo è il tempo di fine. Ci definiamo un numero di errori, all'inizio settiamo a 0, utilizziamo un string builder, dic string builder tutto attaccato, dic text uguale new string builder. Ok, a questo punto cicliamo, se reach word in output text list, se allora r.isCorrect, ovvero se la parola che possiamo vedere in output text list che abbiamo ricevuto da uno dei nostri tre metodi, se non è corretta, allora andiamo ad incrementare, scusate, il numero di errori, e oltre a ciò dic text punto append r.get, ok, e ci mettiamo un bel capo, e ok, ci siamo. A questo punto numero di errori, io l'ho proprio chiamato numero di errori, quindi semplifichiamo, facciamo così, txt corretto punto set text which text, punto, usiamo toString, e questo è il testo corretto, ldl stato, punto, set text, spell, possiamo scrivere una cosa di questo tipo, spell check completed in, e qua dobbiamo fare un semplice calcolo, più end meno start, e ci conviene dividere per 1 e a 9 alla 9 più secondi. Ok, ultima cosa da fare, lbl errori,
andiamo a scrivere che il testo contiene più num errori più, andiamo a scrivere errori, uno spazio, ok. A questo punto dovremmo esserci. Ciò che possiamo fare è testare l'applicazione. Andiamo a run, selezioniamo una lingua, italiano ad esempio. Questo testo non ha errori, spell check, ok, wrong words, testo errori, il testo contiene due errori, e qua spell check completed in, e ci dice in quanti secondi. Clear text, e tutto ritorna come prima. Direi che il laboratorio è stato completato. Le difficoltà principali sono state legate a allo scrivere diversi metodi, non sfruttando quindi contains, quindi abbiamo scritto spell check con una ricerca lineare, una ricerca dicotomica, quindi abbiamo dovuto un po' capire come implementare anche la ricerca dicotomica. Abbiamo visto diversi risultati, quindi abbiamo valutato un po' le performance. Quello che si potrebbe ancora fare è cambiare e valutare il tutto con linked list, ma ciò è un po' simile a quello che abbiamo già fatto alcuni laboratori fa. Io direi che a questo punto ci possiamo salutare, appuntamento al prossimo laboratorio. Ciao ciao!